Buonasera e benvenuti cari amici di Al Lupo Al Lupo a questo nostro secondo appuntamento. Ricordiamo che siamo in diretta dalla locanda di Rende, una bellissima struttura dove potete vedere che stanno già preparando la pizza che ci faranno presto assaggiare. Sì. Eccomi qui, buonasera a tutti. Questa sera tanti ospiti, quindi rimanete con noi. Tanti ospiti e ricordiamo che c'è anche il nostro Fabio che l'avevamo perso. Pochi ma buoni. Allora, c'è prego, un numero per telefonare. Brava. Prima di iniziare la diretta, che lo ricordiamo, 330 469 898, per discutere la partita del Cosenza e tutte le altre curiosità che avete sui nostri calciatori e sulla nostra squadra. Quindi benvenuto Fabio, la linea a Fabio. Allora, invece il WhatsApp è 345 92 11 221. Questo è il numero. Presentali tu gli ospiti. Che dia? Volevo presentare te perché ti sei nascosto. Volevamo guardare. Presenta gli ospiti e vai, dai. Allora, qua. Un grandissimo benvenuto all'ex calciatore del Cosenza, ve lo ricordate? Facciamo un primo piano. Adriano Fiore, buonasera Adriano. Buonasera a tutti. Ben ritrovato tra di noi. Grazie per l'invito. Da questa parte abbiamo il ritorno di Emanuele Rubio. Se passiamo il microfono. È una minaccia il ritorno. Sì, perché il ritorno, diciamo, non è stato presente nelle nostre ultime puntate, ma noi anche da lontano l'abbiamo sostenuto. Grazie. In tutto e per tutto. Grazie, quindi grazie. Ben ritornato, caro grazie. Emanuele. Sei emozionata Erika. Mister Tommaso. No, perché Napoli. Mi dicono che non ti faccio fare bene. Dice, ma Erika, tu non la fai parlare mai. Sono emozionata, tu la sto morendo di caldo. Non sapevo questa temperatura qui dentro. Buonasera a tutti. Buonasera. Grazie dell'invito. Grazie a te. Mister Ricordiamo Tommaso, allenatore Mister Tommaso Napoli. Da questa parte Eugenio Marasco, team manager della Pirossigeno Calcio 5, che quest'anno ricordiamo che è in Serie A. Buonasera e benvenuto Eugenio. Ciao, buonasera. Ciao Eugenio. Grazie per l'invito. Un abbraccio di Eugenio, e qui non ci possiamo abbracciare, ma è qui insieme a noi. Come stai Eugenio? Iniziamo bene, da bene. Te, vai, va perché bene. Poi questa Pirossigeno, insomma, so che state lanciando anche la campagna socio particolare, socio onorario, me ne vuoi parlare veloce un attimo? Guarda, siamo all'inizio dell'avventura in Serie 2, sì. Ovviamente è un periodo particolare dove ancora non sappiamo bene questi palazzetti, se li aprono o non li aprono, non sappiamo ancora come. E noi abbiamo lanciato questa campagna per star vicino alla società, alla squadra, che sono tre tessere che magari poi più là le facciamo vedere. Allora, portate meglio. Pure le tessere, bravo, hai fatto bene, fammela vedere una, proprio sono curioso di vedere una tessera. Questa è qua, le tessere O, come? Sì, sono una blu, una rossa e una gold. Bravo, gold, rossa e rossa e blu, ecco. È bellissimo, complimenti anche a voi, poi ne parliamo più tardi della tessera. Sicuramente, grazie. Grazie Eugenio, grazie Marasco, però... ragazzi, voi sapete, questa sera Big Ben ha detto stop, il mercato è chiuso, quindi adesso vi faremo un riepilogo di tutto e di più, tutto quello che è successo sul calciomercato. Avremo in collegamento da qui a poco Antonio Clausi di Cosenza Channel, poi abbiamo anche più tardi Antonio Battaglia, quindi da Catanzaro, per farci anche un resoconto della Serie C, della A, della B, insomma, della Regina e quant'altro. Io approfitto e saluto e do il benvenuto a Tommaso Napoli, ex calciatore del Cosenza, una storia nel Cosenza Calcio, ma del resto è DJ, però voglio dire, no? Cioè, vedi Tommaso come è difficile poi inserirsi nell'ambiente lavorativo calcisticamente parlando, stiamo parlando perché tu sai allenare oggi, qualcuno dice c'è gente, si portano gli sponsor per allenare o meno, chi ha la fortuna di inserire. Allora abbiamo avuto qui un ragazzo che conosci bene, che è Roberto Chiuzzi, no? Ha dato la possibilità a Guarascio, io questo dico, date la possibilità a questi giovani di allenare, poi se sono validi lo mostreranno negli anni, man mano che andranno avanti. E del resto io ho spinto più volte anche per i calciatori nostri cosentini, abbiamo tanti ragazzi che pare che insomma su Eva, questo ragazzo della primavera, ha iniziato a giocare. Però Tommaso, io ti volevo chiedere, naturalmente vabbè, la tua carriera la conoscono tutti, ti volevo chiedere un passaggio su questa Serie B e cosa stai facendo ora, dove sei e che stai facendo? Avvicinati al microfono. Sono in attesa di giudizio. No, di sistemazione, per carità. Ho avuto qualche richiesta, però non è andata a buon fine per tanti motivi. E poi per quanto riguarda il discorso calcistico, sto seguendo da lontano, come sempre, le vicende del Cosenza, perché avendoci anche giocato, avendo anche allenato questa società,
abitandoci anche a Cosenza, sono proprio di fronte allo stadio, per cui no, mi ricordo più sotto, voglio, dire, cose, voglio dire, alla fine cerco sempre di capire che tipo di squadra ogni anno viene costruita. Io dico che non ho seguito gli ultimi acquisti perché ero in viaggio per rientrare verso Cosenza, però visto che sono arrivati 3-4 giocatori, non sì. So se nel finale ci sia stato ancora qualche altro acquisto, Borrelli mi sembra, Preta, adesso daremo tutto per un diciamo che completo. Diciamo che hanno alzato leggermente l'asticella per fare un buon campionato, e poi dobbiamo dare fiducia a questi ragazzi che arrivano, dobbiamo farli ambientare più velocemente possibile e augurargli di fare un buon campionato, che tra l'altro anche l'anno scorso avete visto, sembravano dei giocatori che erano allo sbando, che era una retrocessione già annunciata, non erano buoni per questa categoria, invece hanno dimostrato tutto l'opposto. Cioè, diamo sempre fiducia a questi ragazzi e soprattutto a chi ha lavorato nel finale, per cui l'ho detto anche tante volte, fare un plauso particolare in maniera specifica a Roberto e a tutto il suo staff, perché lo staff è importante quanto l'allenatore. Però sai benissimo che poi puoi fare bene, e adesso il Cosenza non perde parecchio, perché due partite, due pareggi, quindi voglio dire anche lui sta mettendo in campo la squadra in un certo modo, in settimana si allena, si seguono, però sai, il campionato di Serie B qualcuno dice è difficilissimo, altri dicono sì, ci vogliono giocatori di categoria, di prima fascia, seconda fascia. Non è facile, perché acquistando anche giocatori buoni molte volte non è che vinci, non è che è detto che vinci i campionati, no? Lo scorso anno, cioè io parlo calcisticamente, sì. È retrocesso il Perugia, che era un'altra che stava rischiando, era il Pescara, che è andato agli spareggi, e sulla carta avevano giocatori di prima fascia, perciò io dico sempre che non è prendere i giocatori importanti che ti fa fare il salto di qualità. Sono la gestione del gruppo, soprattutto da parte di un allenatore, e soprattutto se c'è la serenità all'interno di questo gruppo, che alcune volte sono anche i presidenti che minano un po' la serenità dell'allenatore, dello staff e del gruppo, non dando fiducia, e certe volte alle primi passi falsi vengono tagliati fuori. E non è così, bisogna dare fiducia. Il presidente è stato bravo, Roberto è stato altrettanto bravo. È stato riconfermato e sta dimostrando di essere all'altezza della situazione. Certo. Se mi permettete, aggiungo quando tu hai detto gli allenatori io non ho niente contro gli allenatori che vengono da fuori, perché sono dei colleghi e sono bravi. Però Roberto dà la possibilità di far capire che non c'è bisogno di andare a 1000 chilometri di distanza per andare a prendere un allenatore. Io penso che gli allenatori, se sono bravi, preparati, sono anche delle nostre zone. Io ho detto, bisogna anche dare ma ha avuto la possibilità anche Mimmo Toscano, adesso allena la Regina, è la stessa cosa. Se dobbiamo andare a menzionare gli allenatori delle nostre zone, parlare di Trocini, dobbiamo parlare Brunello Trocini, di lo stesso Mimmo Toscano e di tanti altri allenatori. Hanno avuto la possibilità, è la stessa cosa, per dare la possibilità a questi ragazzi, ai giovani, ai settori giovanili, perché preferire un ragazzo del Genova, del Parma, del Napoli, e non magari sui giovani? Se c'è lo stesso Lavardera, un ragazzino di Palermo che conosco abbastanza bene, sì. Se c'è Aceto che l'hanno dato al Torino, io dico che anche si è sempre bistrattato un po' quello che è il lavoro del settore giovanile. Io dico che adesso, e non è facile, adesso sta venendo fuori anche il settore giovanile, con investimenti di un certo rilievo, perché non siamo nell'Atalanta, non siamo nella Juventus, non siamo l'Inter, dove fanno investimenti di milioni di euro, però piano piano i giovani stanno venendo pure fuori dai nostri settori giovanili, perciò bisogna stare tranquilli e soprattutto dare fiducia a chi lavora, perché non sempre non sono all'altezza, anzi al contrario, sono all'altezza della situazione. Allora, Emanuele, aspetta, ti do questo microfono perché c'è già una telefonata. Emanuele, buonasera, benvenuto anche a te. Buonasera a tutti. Tommaso a Gela, quindi ha giocato sì, a Gela. Diamo spazio prima alla telefonata posso andare? Facciamo la telefonata prima. C'è Erika che mi,
mi parla dietro, dice, ah, c'è una telefonata. Allora, buonasera, benvenuto. Massimo, buonasera. Oh, caro Massimo, ciao, come stai? Bene, tu come stai? Benissimo, cosa vuoi raccontarci? Parliamo del grande Cosenza che finalmente ha fatto questo pareggio molto importante al Paolo Mazza di Ferrara, quindi per noi è molto importante. Certo. Massimo, e noi abbiamo questa partita in casa con il Cittadello e speriamo di vincere questa partita che per noi è molto importante. E noi ce l'auguriamo. Senti, la squadra ti piace? Adesso daremo le ultime notizie perché il mercato è chiuso, sto per collegarmi con Antonio. Facci complimenti al mister Occhiuzzi per come ha plasmato e ha creato entusiasmo intorno a questo gruppo. Ho capito. Grazie Massimo per la telefonata. Buona serata e buon proseguimento. Grazie. Allora, Emanuele, poi sentiamo anche subito Adriano Fiore. Prego, innanzitutto Emanuele. Vorrei esordire facendo gli auguri ai nuovi sindaci che sono stati eletti, in particolare a Rosaria Succurro, sindaco di San Giovanni in Fiore, dove spesso diciamo il Cosenza si va a ritirare, i lupi si vanno a ritirare. A proposito di quello che diceva Napoli, cioè il discorso dei giocatori va bene, diciamo io parlo da incompetente, mettiamola così. Quello che diciamo Roberto Chiuzzi ha di diverso rispetto a tanti che si sono affacciati ad allenare il Cosenza, Roberto Chiuzzi io l'ho osservato quando frequentavo, ero molto stretto vicino alla squadra dal 2014 fino a eccetera, cioè Roberto non ha mai perso di vista nessun giocatore, è uno che vede bene in silenzio e mentalmente lui ha una grande capacità e lo diciamo a carattere cubitale. Roberto Chiuzzi ha una grande forza motivazionale che alle gambe tecniche di preparazione di tutto lo staff, lui fa delle iniezioni di motivazione, ecco perché si sono visti tutti i ricalciatori. L'ospedale a Cosenza, roba di difficoltà. A parte la battuta simpatica, cioè è così, lui ha una forza motivazionale che penso tanti club dovrebbero attenzionare perché Roberto e tanti dello staff hanno una strada lunga. Ma tu sai benissimo, Emanuele, che purtroppo poi i grandi allenatori bisogna che si riconfermano, bisogna portare risultati, poi sono sempre i primi a pagare. Non finora l'ho dimostrato, in un'impresa difficilissima, io sfido qualsiasi allenatore di Serie A e di Serie B a fare quello che ha fatto Roberto Occhiuzzi a fine campionato. Allora Adriano, che vogliamo dire? Hai sentito che parole? Ma se li merita Occhiuzzi, dai, ha fatto bene. Assolutamente, non posso che essere d'accordo sia con quello che ha detto mister Napoli e sia con l'ultimo, insomma. Scusami Adriano, ma ti piacciono i fusilli fusi oppure come li preferisci? No, io sono. Sei a dire? Sì. Vabbè, no, siccome mi chiedono se mangi più. Mi tengo leggero. Vabbè, poi due patate impacchiose per Adriano. Vabbè, quelle sì. Prego, stai dicendo. No, niente, quindi su Roberto ci sono ormai, diciamo, espressi un po' tutti, ma d'altra parte. È facile giudicare dall'esterno, ovviamente Roberto credo che all'inizio abbia avuto insomma anche il coraggio, no, di prendere in mano una situazione difficile. Non ci dimentichiamo che Roberto è stato affidato il Cosenza in un periodo di lockdown dove i giocatori erano a casa non bravo, in campo, bravo, quindi bene. Attenzione sul lavoro di Roberto, veramente potremmo stare qui e parlarne per ore. Adesso sta valorizzando dei giovani, abbiamo parlato di allenatori giovani che lui nello specifico adesso sta anche implementando nel suo progetto dei ragazzi giovani e da tanto tempo che insomma non avveniva questo a Cosenza. Io credo che ci sia un bell'entusiasmo che oggi è frenato solamente da queste restrizioni che non ci permettono di andare al campo, altrimenti credo che già intorno al Cosenza ci sia una febbre, passatemi il termine, anche se di febbre meglio non averne in questi tempi, però ci sia una febbre importante. Si è ricreato un bell'entusiasmo, la società ha lavorato secondo me seguendo alcuni criteri, ci sono ragazzi che si mettono in mostra dappertutto, non vedo perché a Cosenza non debbano farlo, ci sono tutte le componenti per fare bene. E noi ci lavoriamo, in realtà è così, questo è l'augurio che facciamo a Roberto Chiuzzi, al Cosenza Calcio, ma a tutte le squadre calabresi, ma in modo particolare mi chiedono, dice, ma le ultime di mercato, eccole qua, abbiamo le ultime di mercato, le bombe, come le chiamava, le bombe di Mosca, le abbiamo qui, eccolo qua, abbiamo
Antonio Clausi di Cosenza Channel. L'Antonio che ha seguito il mercato minuto per minuto. Buonasera, benvenuto Antonio, raccontaci che è successo e tutti gli acquisti del Cosenza, chi è andato via, chi è rimasto e chi è arrivato. Prego. Ciao Fabio, buonasera e un abbraccio a tutti i tuoi ospiti. Mi dispiace non essere lì con voi, sarà per la prossima volta. È stato un ultimo giorno abbastanza inquietante quello odierno. Diciamo che grosse non ce ne sono state, anche perché si sono andate a concretizzare poi quelle trattative che avevamo raccontato nei giorni scorsi. Poi questa mattina abbiamo scritto che il Cosenza stava lavorando in uscita sostanzialmente a 2-3 operazioni. Le due certe erano quelle di Moreo e di Vitteri, e la terza poteva essere quella di Brucini. Partiamo da Brucini, che poi è rimasto a Cosenza. Aveva sul tavolo. Quindi Brucini è rimasto, in poche parole, Antonio, Brucini è rimasto a Cosenza, possiamo dire. Invece, Brucini è rimasto a Cosenza, Litteri invece e Moreo sono partiti. Moreo è andato alla Lucchese, mentre Litteri è andato alla Triestina con la formazione con la quale il Cosenza ha effettuato uno scambio. Ha preso dalla Triestina il terzo portiere che mancava ancora in rosa, quindi il Cosenza ha scelto di non puntare come terzo portiere su un ragazzo della primavera, ma di prendere un terzo portiere con una certa esperienza, che è Matosevic, ed è un portiere 97 sloveno ma con passaporto croato, che giocava proprio ci stiamo buttando all'est praticamente, siamo proprio all'est, siamo al nord. Sì, no, diciamo che siamo abbastanza cosmopoliti, perché ci sono in dialetto non so come si chiama internazionali, ecco. E poi altre ufficialità sono arrivata, forse quella alla quale Trinchera lavorava da più tempo, ma comunque avevamo già scoperto, vale a dire quella di Petrucci con l'Ascoli. C'era l'inghippo del famoso scivolo, della famosa buonuscita che l'Ascoli avrebbe dovuto corrispondere al calciatore. Inizialmente faceva muro l'Ascoli, poi alla fine questo muro si è rotto e ha corrisposto a una buonuscita che il Cosenza ha ritenuto sufficiente per colmare poi il gap con l'ingaggio del calciatore. Adesso gli prendeva circa 280.000 euro e ha firmato però un solo anno di contratto e non due come si pensava all'inizio. Poi sono chiaramente arrivate le altre specialità nei giorni scorsi, vale a dire i vari Pai, i vari Vera, Petre, Bois, Borrelli, ecco proprio su Petre. Allora, in poche parole, Antonio, per fare un quadro completo della situazione, a Cosenza sono arrivati, diciamo diciamoli tutti chi è andato via e chi è arrivato, visto che è chiuso il mercato poche ore fa. Sono arrivati i portieri Falcone e Matosevic. Bene. I difensori Chiritiello, Ingrosso, i Bois, Vera, i centrocampisti Cone, che è ritornato, Bach e Petrucci, e gli attaccanti Petre, Borrelli, Paululis, che è ritornato, e Gliozzi. Sono partiti invece, diciamo, in ordine sparso, non per ruolo: Pierini, Broa, Tenzio, Catasola, Maciaccio, Azzar, Rivier, D'Orazio, Perina, Capela, Moreo e Litteri, proprio questo pomeriggio. Fa, insomma, un calciomercato che ha visto il Cosenza fare quasi una ventina di operazioni concentrate in un mese. Anzi, direi concentrate principalmente dal 20 settembre in poi, come era prevedibile, nel senso che il Cosenza non poteva competere con i prezzi che si era imposto di avere e con i prezzi che circolavano fino al 20 settembre. Man mano che sono crollate le richieste delle società cedenti, il Cosenza è iniziato ad operare poi fino alla giornata di oggi. Certo. Senti, secondo te un voto per questo mercato del Cosenza da 1 a 10, che voto dai? Io do 7, ma per la semplice motivazione che il Cosenza ha effettuato un mercato prendendo sulla carta, perché poi sarà il campo ad essere l'arbitro supremo, l'arbitro finale, e ha fatto un mercato che sulla carta a me piace personalmente ed è stato fatto con poche risorse a disposizione. Anzi, ci sono state alcune operazioni, come ad esempio quella di Petre, che sono estremamente favorevoli. Pagare 50.000 euro di prestito alla Steaua Bucarest, quindi la maggiore formazione del calcio rumeno, per un calciatore in odore di nazionale, con dei gol già siglati in nazionale, e avere la possibilità di riscattarlo a solo 250.000 euro, a prescindere se questo calciatore fa 0 gol o ne fa 15, domani mattina lo riscatterei.
tratta di cifre talmente irrisorie che sarebbe un rischio di azienda, a mio avviso, che il Cosenza potrebbe correre benissimo. Certo, certo. Ho capito. Avete domande qui? Allora, Rubio, una domanda per Klausi, prego. Sì. Allora, una domanda che diciamo abbastanza forse banale. In tutto questo dinamismo di calciatori, di calciomercato, eccetera, come giudichi il comportamento del presidente Guarascio, che nonostante la crisi, nonostante gli stati vuoti e nonostante diciamo quello che sta succedendo da parecchio tempo a questa parte, diciamo il fenomeno cassa, il botteghino non funziona più? Come giudichi il termometro e l'atteggiamento appunto del presidente Guarascio ad impostare questo tipo di calciomercato? Io così la dico, lo giudico un grande manager abbastanza positivo, equilibrato, che ha permesso diciamo questo dinamismo. Ma dove Marzullo? Delle domande no, no, adesso vorrei sapere, vorrei sapere l'opinione di un grande esperto come lui, per carità. No, perché se no, allora prego Klausi, che vogliamo dire? No, io grazie per i complimenti di Emanuele, non mi ritengo nessun grande esperto assolutamente. Però io guarda, Emanuele, io ritengo che le criticità che tu hai espresso siano comuni a tutti i presidenti delle squadre di calcio, dalla Serie A alla Serie alla Lega Pro, e vengono addirittura acuite poi chiaramente nei dilettanti dove non c'è alcun introito. E detto questo, io credo che in proporzione agli altri anni il presidente Guarascio ha mantenuto il suo modus operandi, e quindi non c'era da attendersi un salto in più oppure addirittura un arretramento rispetto a quello che aveva fatto. Ormai conosciamo come opera Guarascio. Io sono nel parere che prendersela non serve davvero a nulla. In questa situazione volevo sapere, io giudico che ha avuto un grande equilibrio di gestione nonostante tutto quello che è successo. Cioè, lo so che diciamo, il fenomeno ha coinvolto tutti quanti, ma nel caso specifico secondo me si è alzata l'asta. No, sarà la bilancia, vedi, la bilancia, quella è la bilancia. In questo momento c'è la bilancia. Però volevo sapere l'asticella, c'è stata l'asticella, vedi? L'asticella si alza perché sul mercato il direttore sportivo in questo caso ha saputo aspettare e non si è fatto prendere dall'ansia, non si è fatto prendere dalla voglia della piazza di avere subito una squadra completa, non si è fatto prendere dalla fretta di andare a chiudere determinate operazioni. Quindi cioè, Guarascio in questo c'entra davvero poco, a mio avviso. Guarascio mette a disposizione un budget e quel budget Trinchera deve ottimizzarlo al massimo in base alle sue capacità. Certo. Va bene Antonio, io ti ringrazio per il tuo intervento. Mister, vuoi salutare Antonio? Tutto a posto? Ciao Antonio. Ti saluta Mister Napoli e Adriano Fiore. Adriano Fiore. Ti salutano tutti. Ciao Adriano. Ti saluto anche il nostro Eugenio, che è un tuo amico, ti saluta anche lui. Marasco del Calcio 5. Ciao Antonio. Come no? Ciao. Un abbraccio. Ciao Antonio, ciao. Allora, grazie Antonio, avete sentito, il mercato è chiuso, questi sono i giocatori. Chi sono i giocatori salvati dal Cosenza? Vediamo, te li ricordi? Ti ho messo detto molti nomi stranieri, quindi vabbè, non mi sono rimasti allora, impressi. Che succede ora? Ci dobbiamo fermare. Ricordiamo che siamo in diretta qui dalla Locanda di Rende, ristrutturata, nuova, bellissima, veramente ristorante, pinzeria, pizzeria unica, veramente bella. Complimenti alla gestione, naturalmente Francesca, Michele, Simona e tutti loro. Allora, ci fermiamo un attimo. E noi ci buttiamo nel forno, subito dopo ritorniamo in diretta qui dalla Locanda con Alupalupo. Ricordiamo il numero, 330-469-898, telefonate. Oppure potete inviare gli sms, il WhatsApp al numero che vedete in sovrimpressione. Allora, fra poco. Linea alla regia. A fra poco. Buonasera cari amici telespettatori. E un po' di allegria, che dia, pare che stavamo guardando, ammirando la statua di San Francesco, perché ieri è stato San Francesco, quindi un augurio in particolare a tutti i Franceschi che ci seguono questa sera. Quindi ben ritrovati, ricordiamo, siamo in diretta dalla Locanda di Rende. Stanno per entrare, facciamo come Maria De Filippi. Vieni Niccolo. Guarda Niccolò che primo ci piano va, non è possibile, bellissima... non è possibile, ma guarda qua, altri livelli, i fusilli. Con salsa pomodoro,
melanzane fritte e ricotta affumicata. Benissimo, questo quindi vedete già locanda, dal primo piano che stanno facendo. Eccolo, fusilli locanda. Pasta fresca, pasta fretta, fresca, pasta. Prego, prego, accomodate, accomodate. Andremo ad assaggiare. Veramente eccezionale, ragazzi, voglio, vedi, poi io vi invito, perché noi di calcio ne parliamo poco, andiamo più sulla cucina. Non si parla solo buon calcio. Lavoro, Nicolò, buon lavoro. Guardali qua, guarda, ah, si fa male. Allora, sospendiamo la trasmissione per problemi di... Allora, ragazzi, servitevi da soli, mangiate, non vi preoccupate. Allora, anche ricordiamo questa, per intervenire qua parliamo di tutto tranne di calcio, quindi va bene, non è che... Anche perché poi i calciatori non ci sono, cioè, questo fatto del Covid sono a casa, quindi state a casa, non vi preoccupate, non uscite però, state però a casa. Chiamateci, allora, perché noi siamo sempre in diretta, dimmi al tutto. Numero 330-469898. Allora, Marasco invece ci parlerà di questo, questa nuova avventura, ricordiamo abbiamo una squadra in Serie A, calcio 5, eccola qua, questa è la più ossigeno, quindi un grande campionato, abbiamo avuto la scorsa settimana... Un giocatore che grande giocatore che ti no era Fedele, Fedele e ti svelo che sarà il nuovo capitano della squadra che Federico il gruppo Fedele, deciso, Federico quindi. Fedele e poi Grandinetti che d'origine anche calabrese abbiamo visto questo Grandinetti qua. Anche lui origine allora, italiana calabrese il campionato specifico. Inizia abbiamo detto giorno allora il campionato inizia giorno 17 questo quindi fra due sabati esatto sì e iniziamo a Messina la prima in trasferta e niente vediamo come inizia questa avventura insomma l'anno scorso è un giorno di disgrazia ma dovrebbe portare bene comunque speriamo ma il campionato 17 sì per questo appunto perché si porta male no perché male che diavolo vabbè ma se venerdì 17 dai. Porta male venerdì 17 sabato quindi. Eccole qua sono mi puoi spiegare allora qui abbiamo pensato visto come dicevo prima l'impossibilità di affollare il Palago Sentia. Abbiamo pensato di fare queste tre card, nello specifico la blu, la rossa e quella gold, che sono tre card sostenitore. Noi abbiamo la blu dall'importo di 25 euro, la rossa di 50 e la gold da 100. Abbinata a queste tessere, chiaramente per ogni importo è diverso, c'è un gadget che regaliamo a chi ci sta vicino aderendo a questa iniziativa. Chiaramente sarà tutto sui social perché ormai è il canale nostro, ormai è televisione che li vede è nos- esatto è il nostro canale social, quindi potete contattarci quando volete, noi abbiamo uno staff abbastanza folto come ho potuto vedere quindi siamo pronti a però ad accettare qualcuno stasera la vede anche qua sì. Tu lo sai io ti ho invitato perché tu c'hai un parentato grosso è vero di Marasco siete tanti di Paolo sei tu no. Di dove sei? L'originario di Aprigliano io dico senza allora mi sa che siamo proprio parenti io ho dei cugini che si chiamano Marasco di allora, Aprigliano ricordiamo allora l'appuntamento giorno 17 giocata a Messina giorno 17 giocata a Messina e poi abbiamo subito il Napoli che sulla carta dovrebbe essere la squadra favorita del campionato. E il Napoli la squadra favorita il Napoli. Allora, ragazzi, noi speriamo di riempire il palazzetto quindi se la possibilità di poter accedere ancora siamo tutti bloccati, non sappiamo nulla, non sappiamo se fanno aprire una percentuale, se a porte chiuse. Aspettiamo. Sarà a porte chiuse, sicuramente ancora non c'è stata. Vediamo. Senti, quest'anno invece avete preso dei giocatori anche molti vengono da fuori, è stato riconfermato Marchio, se non mi sbaglio. Quest'anno abbiamo puntato sulla cosentinità perché questa maglia comunque rappresenta Cosenza, abbiamo Paride, Marchio, Giuseppe Piromallo, Mario Pagliuso. E poi abbiamo dei ragazzi dell'Andri, chiaramente 19 integrati in prima squadra, abbiamo preso questi ragazzi stranieri. Avete fatto bene. Complimenti alla società, è un in bocca al lupo crepi, da parte mia. Crepi. Vediamo di seguirla, anche questo calcio 5 che è importante. Dopo allora, il Cosenza a livello calcistico. Tu vuoi dire qualcosa sul Cosenza? Prego, visto che guarda, io sono, chi mi conosce sa che sono un grande tifoso. Sì. Sicuramente è stato fatto un mercato col tempo lungo, però alla fine gli obiettivi sono stati raggiunti. Quello che discutevamo prima, probabilmente io punterei un po' di più sulla programmazione, perché la domanda che mi faccio sempre io è finisce l'anno calcistico e che ti rimane? Avendo giocatori in prestito, avendo giocatore... Purtroppo è così, non è facile, non è facile. Prego. Sì. Prego Emanuele, prego. Cioè, finisce l'anno calcistico e che cosa ti rimane? Hai detto una cosa sacrosanta, una parola magica, la programmazione. Sì. Nella programmazione bisogna individuare, secondo me, degli obiettivi che sviluppando quell'anno in corso
tu fissi delle cose che pensi di poter, diciamo, ricavare un utile in termini, diciamo, di abilità di calciatori, di formazione, di cose, e nel frattempo lavorare per collocare o vedere. Ma... cioè, il gioco è anche un bel lavoro, certo, manageriale, certo, cioè, certo, quindi, certo. Cioè, arrivare a fine anno senza niente in mano, cioè. Sai, io penso che sono per i giovani, non sono per i datati. Invece sono per questi, però, guarda che spettacolo. Questo, io sono per questi. Questo guarda. Davanti è no, guarda, parlare è difficile. Allora, Marasco, senta a me, facciamo una cosa. Sì. Io mo ti volevo aggiungere anche un'altra cosa. Me, volevo finire dicendo che secondo me perdere, un ragazzo interessante, senta a me, Marasco, bisognerebbe puntare a fare contratti, ecco, di 2 o 3 anni per averlo... tuo e farvi magari la fortuna più in là. Ma è il bello di è questo, cioè lavorare in termini manageriali, di programmazione, di motivazione, e vedere come, qual è lo scenario per il futuro. Esatto. Cioè, vivendolo dal vivo, poi nel piccolo so il divertimento tra virgolette e il lavoro, esatto, è bello, è la creazione di queste nuove situazioni. Sì, cioè, sì, sì, altri livelli. Sfondi una porta aperta, cioè, certo, è questo. Guarda, nel piccolo con il calcio a 5, che piccolo non è, arrivate a un certo livello di iniziare ad essere una cosa importante, ma se non programmi. Ma guarda, Emanuele, io ho cercato, guarda, in trasmissione quest'anno ho voluto appunto inserire anche loro, perché è una realtà. L'anno scorso gli hai portato bene. Ho capito, porto bene, capito, ma fammi di pure tu una cosa, oppure tu ci metti, mi fai parlare manco tu, me ne vai. Va. È una cosa, va. Cioè, una cosa, cioè, pazzesca, è impossibile, guarda, stare senza di te, fogli, guarda, cose, tu ormai sei un marchio di fabbrica. E proprio Erico mi fa parlare. Sei un marchio di fabbrica, Fabio. Che pazzesco, guarda. Poi Erico, facciti malattia anche una cosa pure a me. Allora, mi chiamano e mi fermano, tu a Erico non fa parlare, ma che se mi fa parlare a me, ci voglio dire. Allora, stavo dicendo, il calcio a 5, che è una realtà importante ora, no? Anche perché una Serie A, stiamo parlando della Serie A, io ho pensato, oltre, invito tutti voi che siete all'ascolto, se anche per il calcio minore ci sono eccellenza, prima categoria, se volete partecipare alla Lupa, una trasmissione libera a tutti potete partecipare, quindi se avete una società, un dirigente, venite, mi chiamate in settimana, chiamate anche te, quindi potete partecipare, perché la cosa bella è la partecipazione. Questa qua si parla di tutto tranne di calcio, cioè stasera i fusilli, poi un calcio a 5, e questa è la cosa bella del calcio, anche perché poi alla fine di che cosa vogliamo parlare? Ecco, punto interrogativo, campionato fermo, quando hai detto quelle 3-4 qua, hai analizzato la partita, senza che quello dice Guarascio ha comprato poco, quell'altro ha comprato assai, allora ma scusa, ma tu mangi, fammi capire, cioè, no, scusa, aspetta, hai una telefonata, aspetta, fammi sapere, Fiore, no, Fiore si mantiene la linea, guarda l'anno poco. Perché non mangi? Ho un appuntamento dopo con mia moglie. Ah, come si chiama tua moglie? La vogliamo Mariella. Mariella, lo so che, però come fa a mangiarsi fusilli fusi qua alla locale? Ricordiamo, lui c'è una bella Villa Fiore, che è, diciamo, anche un'eccellenza in Calabria. Sì, no? Sì, è una sala ricevimenti, insomma. Una bella eccellenza anche la vostra. Complimenti. Sì, anche se in questo periodo. Sì, ma Stefano dov'è mo? Stefano che è a Pescara. Fa Stefano? E a Pescara, a Conoddo, perché Oddo ha trovato quest'altra, diciamo, avventura in una piazza dove lui era già stato, aveva vinto la Serie B anni sì, fa, sì, con Immobile, Insigne, no, quella era Zeman, però aveva vinto qualche anno fa, sì, me lo ricordo, la Serie Oddo. B a Pescara, insomma, e niente, riprovano a rimettersi in gioco dopo, insomma, la scottatura dello scorso anno. E infatti con Galano hanno perso a Reggio, però ha avuto la possibilità di passare in vantaggio con Galano, poi ha fallito il rigore, poi la squadra sì, di Mimmo, diciamo, insomma, che l'episodio iniziale era a favore, perché magari realizzando il rigore la partita poteva mettersi diversamente. Comunque sì, c'è da dire che la regina è forte. Che vogliamo dire la regina di Mimmo Toscano? Che diciamo, il mister è, io personalmente ho una grandissima stima, perché ha fatto benissimo qui a Cosenza nei trascorsi, insomma, da quando il Cosenza poi era ripiombato nella Serie D, è stato lui insieme alla società protagonista del ritorno nei professionisti, 2 vittorie di fila di campionato, e da lì è partita una carriera, diciamo, abbastanza importante. Ora si rigioca la Scienza in B. Insieme a lui lo segue sempre Michele Napoli, no? Che Michele rimane sempre con lui dappertutto. Ma il secondo, diciamo, che poi, come vediamo, anche Roberto, nel caso specifico, che per 3 anni è stato il secondo di Braglia, ora ha chiamato Ivan Moschella. Sì.
Diventa importante perché nello staff il secondo è quello che poi il mister Napoli sicuramente vabbè, ci dirà, sì, infatti. Nel senso che il secondo è una figura importante, quindi stanno facendo bene, hanno iniziato bene, mi auguro che possano togliersi le soddisfazioni. Senti, che vuoi dire di Roberto? Che suggerimento vuoi dare? Hai sentito, il mercato si è chiuso, colpi diciamo di eccezionali, diciamo, con il botto non ci sono stati, sono giocatori che diciamo non conosciamo. Qualcuno così, però ecco, sono nella media, ecco. Sì, diciamo che è nella media del calciomercato di oggi, è un calciomercato sì. Dove non ci sono più i botti di una volta, si punta molto su quello, come ha detto Antonio Clausi, si aspettano, non voglio dire i saldi, però nel senso che le vere trattative si concludono all'ultimo giorno di mercato, perché all'inizio ci sono dei prezzi più onerosi, poi magari man mano che le società si trovano comunque in esubero, iniziano a dar via. Vediamo anche il caso di Moreo e Litteri, erano due giocatori del Cosenza che erano in lista di partenza già da un po' di tempo, però ma anche Tiritiello ha trovato sto gol, l'altra volta hanno trovato sistemazione oggi, quindi voglio dire. Io credo, no, Roberto non ha bisogno di consigli, sta facendo il suo percorso, ha fatto il suo percorso, non dimentichiamoci che è partito comunque da un settore giovanile del Cosenza, il presidente gli ha dato questa possibilità, lui ha dimostrato con i fatti di valere, poi di essere il braccio destro di Braglia, ha dimostrato di avere la personalità, la capacità, la competenza di gestire anche una prima squadra, sì. Sta continuando, una squadra giovane sicuramente è più propensa ad ascoltare i dettami tattici del mister. Ovviamente ci sono, comunque non dimentichiamoci che Cosenza ha confermato dei giocatori che sono da tantissimi anni qua, in primis il capitano Corsi, quindi di certo c'è uno zoccolo duro che saprà sicuramente aiutare questi giovani ad inserirsi, a spiegare cosa significa giocare per il Cosenza, e al tempo stesso questi giovani avranno una piazza che potrà esaltarli nei momenti poi ovviamente difficili, più difficili. I momenti difficili ci saranno. Una squadra giovane vive di entusiasmo, e però anche nei momenti difficili poi ci vuole lo zoccolo duro che magari ecco riesce un po' a tamponare quelle che poi sono le critiche che possono... Parlava negli anni passati, lo spogliatoio, tu che hai vissuto, insomma, è stato anche capitano, è importante avere uno spogliatoio unito, no? Che poi, credo di sì, cioè credo che sia fondamentale. In questo, quando si parla di spogliatoio poi si include un po' tutti, no? Fino davvero, sono frasi fatte, fino al magazziniere, sì, magazziniere. Ma è così, perché il magazziniere è quello che poi... Ascolta viene, tutto. Sì, ma viene anche a sostituirti... la roba di allenamento, quindi si ascoltano tutti. Quando si rema dalla stessa parte i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Sì, questo all'inizio, cioè, o meglio, nell'inizio della stagione a Cosenza probabilmente non c'era più quest'unione, ovviamente io non posso sapere i motivi, possiamo solo analizzarli dai risultati e dalle prestazioni. Partiamo da questo. Un altro complimento voglio fare a Roberto è che lui, da chi ha preso in mano il Cosenza, ha giocato sempre le partite, cioè le ha giocate sempre per fare qualcosa, per vincere le partite. E ha avuto ragione, sta avendo ragione, perché anche a Ferrara la partita è stata fatta bene contro una squadra, non ci dimentichiamo, è una squadra importante. Serena, certo, una squadra certo. Importante. Quando lui certo, ha preso certo. Diciamo, c'è una telefonata. La squadra, sì. Tutti storcevano il naso. Scusami Tom, ma tu mangi. Cioè, tutti storcevano il naso. Cioè, io mi ricordo che ho pubblicato un post, cioè, perché io ho sempre creduto in Roberto Chiuzzi. Pure tu ci hai sempre creduto. Sì, sì. No, e se ne andava male, no, guarda, vai a leggere i documenti, tutte le cose che ho detto. Allora, cioè, senti, lui lo sa, lui lo sa, lui lo sa. Emanuele, scusa, dammi un voto a sti fusilli. Allora, io con il permesso degli amici qua a tavola, mentre loro parlavano, io li ascoltavo. Allora, a me mi avevano fatto una prescrizione di stare attento a come devo mangiare, dice mangia poco eccetera, io stasera qua il piatto è vuoto, quindi ho bagnato tutto, mi dispiace, perché però vi ho ascoltato attentamente su quello che dicevate, insomma. Allora, non c'è una telefonata, sentiamo che abbiamo in linea, poi sentiamo mister Napoli, prego. Pronto, buonasera. Mister, prego. Pronto, buonasera. Con chi parlo? Sono Antonello, chiamo da Cosenza. Prego Antonello, prego. Cosa volevi dirci? E volevo fare una domanda a mister Napoli, sulla base del mercato fatto, che cambiato ci dobbiamo aspettare quest'anno? Un tranquillo o un cambiato come l'anno scorso? Grazie. Ma noi ci auguriamo tutti quanti, in primis penso chi ha operato insieme allo staff
nel prendere questi giocatori tutti quanti si augurano di aver preso il meglio del mercato. Perciò io anche da ex calciatore, adesso un po' da tifoso, mi auguro che faccia bene nella stagione 2020-2021. Sono dei giovani e come ha detto prima Adriano, bisogna dargli del tempo, ambientarsi. Ci sono delle persone tra virgolette dette anziane, ma che non sono anziane, è un modo di dire, sono da più anni qui nel Cosenza Calcio, per cui come lo zoccolo duro, che aiuteranno questi giovani a inserirsi nel più breve tempo possibile. E tutto lo staff, compreso da Occhiuzzi al preparatore atletico, all'allenatore in seconda, di aiutare questi giovani a inserirsi nei dettami tecnici di quello che vuole Roberto. Perciò, secondo me, mi auguro che possa essere la sorpresa del campionato 2020-2021. Ce la speriamo anche noi. Noi ce l'auguriamo. Allora, poi con l'arrivo, speriamo prossimamente, del pubblico anche all'interno del San Vito Marulla, ad incitarli e a portarli più in alto possibile. Perciò tutti quanti siamo qui ad aspettarli. C'è una cosa che vorrei aggiungere, se mi permettete. C'è la partita che c'è stata sabato, il Cosenza ha avuto tante occasioni gol, significa che siamo alle prime due partite, ma il gioco c'è, viene espresso e si arriva verso la porta avversaria e i tiri in porta si fanno, c'è movimento. Chiaramente con questa nuova campagna acquisti, questi inserimenti, sicuramente Roberto saprà fare bene, farà bene. Dicendo Tommaso, scusa. No, dicevo proprio questo, ricollegandomi anche al signor Rubio, devono lavorare Emanuele, devono lavorare perché devono prendere, diciamo, devono essere veloci a capire quelli che sono i meccanismi della squadra. Certo. Roberto sarà bravo anche in questo, perché un allenatore deve farli inserire nel più breve tempo possibile. E poi, ripeto, giovani, se sono motivati e hanno voglia di diventare qualcuno negli anni successivi, devono dare sempre il massimo. Insieme a quelli un po' più esperti, io dico che quest'anno possa essere la sorpresa del campionato. Secondo te, da calciatore, quanto manca con il pubblico? Cioè, praticamente un calciatore senza pubblico, che ti posso dire, è come ti manca una marcia, insomma, no, una macchina. Penso che chi fa questo mestiere qui deve essere abituato ad avere una cornice di pubblico che possa essere di 1500 spettatori a 70-80 mila spettatori. Sì. Se parlo per me stesso, io vedere tanta gente sugli spalti mi entusiasmavo e mi casavo tantissimo. Per carità, avevo gli occhi puntati, perché se sbagliavamo non erano più 40.000 spettatori, ma come è cambiato adesso? Ecco, questo volevo chiedere, come è cambiato adesso anche il tifo? Perché da quello che ho visto e da quello che stiamo vedendo negli anni, non ci sono più le contestazioni di una volta, Tommaso. Cioè, praticamente una volta potevo uscire, c'erano le contestazioni serie. Oggi anche il pubblico, diciamo, si è rassegnato, si è tranquillizzato su questo? No, io dico, non è proprio rassegnazione, ma io dico che la cultura sportiva è aumentata, anche perché non penso che ogni calciatore che entra all'interno di un terreno di gioco va lì perché vuole perdere la partita. C'è sempre un avversario. Se un avversario è stato più bravo, bisogna anche stringere la mano. Però io ho avuto la fortuna di essere qui a Cosenza nel periodo in cui lottavamo per vincere dei campionati. Cioè, di contestazione vera e propria forse è successo una volta solo, ma con molta serenità e tranquillità li abbiamo ascoltati e noi abbiamo parlato con la tiposeria. Qui c'era anche una specie di, come dire, eravamo molto vicini da entrambi i lati. C'era un rapporto, cioè, non è che contestando, menando, aspettandoli sotto casa si risolvono i problemi. Secondo me li peggiorano, perché se poi un calciatore va in difficoltà, perché io penso che stare tranquilli lui, la propria famiglia, penso che sia la base di tutto. Posso, non è che qui ci sono far west
voglio dire, no, certo, cioè, ma ci sono stati gli anni delle contestazioni pesanti, no? Erano altri anni. Posso aggiungere li hanno sempre superati, volendo. Sì, prego, posso dare un contributo a quello che stai dicendo, che confermo. Sì. Diciamo, non c'è una rassegnazione, diciamo che c'è un tifo più maturo, secondo me, perché da molti anni, da decenni, si sono allargati gli orizzonti delle partite, delle varie Champions a livello europeo. Diciamo che ormai il tifoso, a chi piace il calcio, osserva tutto il calcio mondiale e diciamo che c'è più un'obiettività quando anche... che io sono tifoso della Juve, ma se la Juve gioca male, la squadra avversaria fa bene, sono il primo a dire che si è giocato un calcio che hanno meritato la vittoria. A parte il tifo a cui uno è sempre legato e tale rimane, però c'è, diciamo, una maturità nell'osservare anche il gioco che fanno gli altri, o sbaglio, non lo so. Diciamo che il tifoso è diventato più maturo, non più rassegnato, secondo me. Qua gli esperti possono dire... la cultura sportiva è aumentata, per cui... Non è che no, se è rassegnato perché sono persi speranze, perché purtroppo se tu vai dopo alla fine di questi anni, perché... è arrivato quello ed è fallito, poi i pullman non partivano e tante altre cose. Oggi sono rassegnati perché con il presidente Guarascio dice qua i pullman a meno parte, non abbiamo debiti, siamo tranquilli, noi possiamo chiedere la luna del pozzo. Ti pare poco? E sono tranquillizzati, ma, perché sono buoni. Ti sembra poco? Se già. Se ne va Guarascio non c'è nessuno, le solite cose che sono nella vita. Allora, no? io metto in... Uno si dice mi fermo, ma mi fermo, non sapevo più niente di nessuno, mi puoi evitare la Serie B. Metto in evidenza che sui giornali cose notizie che ho preso da questa piazza volessi una così dai giornali che tanti si sono affacciati, che parlavano del Cosenza, si sono affacciati trattare con Guarascio, ma io penso che successivamente non è arrivata nessuna notizia di chiusura di un rapporto diverso, cioè allora, le cose stanno così. Consentitemi, perché abbiamo in diretta, mi dai il microfono Emanuele, abbiamo in diretta il collega Antonio Battaglia da Catanzaro, che ci dirà anche le ultime per quanto riguarda la Regina, il Catanzaro, la Vibonè, insomma il Crotone. Mi fai un quadro completo, Antonio, buonasera e benvenuto in diretta. Buonasera Fabio, grazie dell'invito, un saluto a tutti i tuoi ospiti e telespettatori. Prego. Allora, il Catanzaro è stata una giornata movimentata, chiaramente come per tutte le altre squadre, l'ultima giornata di operazioni, due nuovi colpi in casa giallorossa, il club ha ufficializzato Luca Baldassini e Alessio Di Massimo, Baldassini è un mediano che arriva a titolo definitivo dalla Peralpisolo, si lega alle Aquile con un contratto biennale, ufficiale anche appunto il centravanti Alessio Di Massimo che arriva dalla Triestina in prestito secco per un anno. Diciamo una notizia poi delle ultime ore che poi è stata resa ufficiale poco fa: Jean Lambert Evans, l'esterno classe 98 che arriva in prestito secco dal Crotone, un giovane di belle speranze, il Catanzaro aveva bisogno di un esterno sinistro ed ecco appunto il colpo Evans. Quella del Catanzaro è una squadra che chiaramente ha effettuato delle operazioni importanti, ricordiamo Fazio, Curiale in attacco, ma adesso ci sarà bisogno chiaramente di vedere i riscontri in campo. Per quanto riguarda la Regina, una sola operazione resa ufficiale oggi, quella di Marcucci da Limolese. C'era stata una suggestione di Yaya Sanogo, un centravanti classe 93 svincolato dall'esperienza al Tolosa, per lui anche tante esperienze in Inghilterra, tra cui se ricordo bene l'Arsenal, che era stato proposto anche al Crotone, ma poi non se ne è fatto nulla. Sponda Crotone invece segnalo un interesse nelle ultime ore, chiaramente un'operazione in uscita del Crotone che poi non si è concretizzata, quella di Mustacchio, esterno destro, c'era palesato l'interesse del Cosenza addirittura, ma poi non se ne è fatto nulla. Sempre in uscita Crotone, Spolli ha insomma rescisso il contratto che lo legava al club pitagorico. Gianni Brenna, il presidente, l'aveva preannunciato che il Crotone non aveva chiuso il mercato in entrata con l'arrivo di Petriccione. Sono stati ufficializzati Sebastiano Luperto e Coffi Cicci, due difensori centrali. Nulla da fare invece in attacco per Falco e Di Carmine. È arrivato un colpo al gongo, insomma last minute, ufficiale in prestito dal Parma, Luca Siligardi, che ha grande esperienza. Certo. Sì, si era parlato di Mustacchio al Cosenza, è vero, sì, poi non se ne è fatto niente, però ripeto, grazie Antonio. Senti, una considerazione invece, non so se hai visto il Cosenza, mi puoi dare anche la Regina,
cosa vuoi dire su queste due squadre? Sicuramente per il Cosenza ha fatto una bella giornata, è stata una bella giornata piena di lavoro per il direttore sportivo del Trinchera, alla fine ha sistemato tutti i tasselli. Io credo che quest'anno si sia virato verso giovani interessanti, vedi Gennaro Borrelli, un classe 2000 che però ha fatto molto bene l'anno scorso al Pescara e chissà che a Cosenza non possa esplodere. Davide Petrucci a titolo definitivo, un'operazione a mio parere molto importante per il centrocampo osilano. Stessa cosa dico per Brian Verà, che è tutto da scoprire ma ha già dimostrato di che stoff è fatto nelle esperienze passate. Io dico che a Cosenza si respira un moderato ottimismo ed è giusto così, soprattutto a vedere le ultime uscite, le prime uscite ufficiali del Cosenza, soprattutto a Ferrara, insomma, Occhiuzzi saprà secondo me creare il giusto amalgama nello spogliatoio. Certo. Invece la regina, che vogliamo dire, la squadra di Mimmo Toscano, prego. Beh, la regina ha consolidato tutte le operazioni di mercato in anticipo, anche grazie al fatto che è stata promossa a tavolino e chiaramente ha avuto a disposizione tutta l'estate per effettuare le operazioni di mercato. Dicevo, quest'oggi l'unica ufficialità quella di Marcucci, centrocampista reduce da una esperienza limolese, era svincolato, un'operazione che si era già congelata un mese fa, ma è stata resa ufficiale solamente quest'oggi. La regina continua a dimostrare, vede in tal senso la vittoria contro il Pescara, che non è una classica neopromossa, ma può essere qualcosa in più. Menez si candida a diventare il protagonista assoluto della regina e non solo, credo anche tra i protagonisti assoluti del campionato cadetto. Certo. La regina è una squadra molto importante e il calciomercato certifica le ambizioni del club di Gallo. E noi ce l'auguriamo, speriamo bene. Antonio, una buona serata, buon lavoro, so che sei ancora in redazione. Alla prossima, ciao, grazie per questo tuo contributo. Grazie di cuore Fabio, un saluto a te e a tutti i tuoi ospiti, grazie. Grazie, una buona serata. Grazie. Antonio Battaglia, direttamente da Catanzaro. Allora, Adriano, hai sentito in poche parole? Dobbiamo insomma, dare la linea forse. Che è successo? Ci dobbiamo fermare? Sì. E allora, Adriano, subito dopo poi ritorniamo in ginocchio da voi. Ricordiamo che c'è anche il numero, possiamo ricevere qualche altra telefonata, non più di tante perché poi abbiamo tanto da dire, però 330 469898, quindi oppure il WhatsApp che vedete in sovrimpressione. A fra poco ritorniamo qui dalla locanda da Rende, bellissimo. A fra poco. Buonasera, buonasera e benvenuti, ben ritrovati cari amici di Al Lupo al Lupo e di Tenni che ci seguite da casa. Ricordiamo che siamo in diretta, avete appena visto il forno dove fanno questa meravigliosa pizza che tra poco andremo ad assaggiare dopo il bellissimo primo che abbiamo già degustato. Com'era, Emanuele? Sei già al secondo piatto, vedo. Sì, io mi sto mangiando tutto, non mi creo problemi, cioè, ci sono degli amici qua simpatici, la trasmissione è bella, il locale è affascinante, e cioè, voglio dire, è magno, no? E anche la compagnia, ovviamente. Anche voi, ho visto, avete il piatto vuoto. Poi ci sei tu che ci copri le spalle di una bellezza che è uno che fa magna in attesa poi di guardarti meglio. E grazie, grazie per i complimenti. Era buono? Sì, 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 ottimo, ottimo, veramente. Perfetto, nel frattempo ne approfitto per fare dei saluti al bello delle donne, by Mirella, che questa sera mi ha truccato e mi ha fatto questi bellissimi capelli. Quindi un grande saluto senza inganno, alla ragazza che mi cura, al mio aspetto. Sì. Allora. Ecco qua, Adriano. Allora, Adriano, volevo chiederti, naturalmente, avevi sentito anche il Catanzaro, cioè, si è mosso tutto questa Serie C, che poi è difficile vincerlo o meno, Regina, Catanzaro, questo Cosenza che io dico sempre vuole andare in Serie A, chissà se ci andrà o meno. È il sogno di tutti. Io quando dico di rassegnazione da parte dei tifosi, voglio dire che non sogniamo più, perché è difficile pensare che di arrivare in Serie A, capito? Questo voglio dire, la rassegnazione era questa, perché ormai ci accontentiamo di quello che, ahimè, dobbiamo avere, la Serie B e la Serie B, e teniamoci stretto la Serie B, no? Visto che non si può pensare diversamente. Diciamo che noi dobbiamo sempre ringraziarlo, Guarascio, che naturalmente tiene questa squadra in Serie B, no? Sì, è andata bene lo scorso anno, magari poteva andare male, a quest'ora parlavamo di altro. A volte le piazze, soprattutto le piazze con più tifosi, vengono un po' infiammate, no? Sì. Anche da quello che poi è la proprietà, cioè una società.
lo vediamo anche a grandi livelli. È chiaro che Cosenza come bacino d'utenza, come provincia, come storia, perché sì, Cosenza ha una storia importante, meriterebbe, avrebbe meritato in, anche in passato di disputare almeno un campionato nella massima serie, perché ci sono tutte le potenzialità, ci sono sempre state le potenzialità a Cosenza per poter ambire a qualcosa di una delle di più province grande. Più grandi di ci siamo andati d'Italia, vicino insomma. Ci siamo andati vicino in diversi anni, non siamo stati fortunati. Adesso chiaramente c'è una sicuramente c'è una gestione oculata. Questo è sotto gli occhi di tutti, è una gestione che non ti mette a rischio assolutamente di nulla e chiaramente non ti fa neanche... Non ti mette a rischio nulla, no, perché lo scorso anno il rischio l'abbiamo avuto. No, rischio io parlo a livello ovviamente di società. Ci dobbiamo dimenticare di quello che abbiamo vissuto, perché se così non fosse stato, magari con il Covid o meno, continuiamo a giocare, eravamo... No, mi riferivo al rischio a livello di gestione societaria. Poi ovviamente quando si tende a realizzare o comunque a costruire delle squadre, magari cercando di lesinare le risorse, allora probabilmente si può incontrare delle difficoltà durante il corso del campionato. Però è anche vero che adesso c'è comunque un presidente che sono tanti anni che porta avanti il suo modo di fare. Eppure mi ricordo tuo fratello è scappato di notte. Sono scappati tanti, non solo mio fratello. Tuo fratello mi ricordo quello che sta resistendo è Trinchera, che io conosco personalmente perché abbiamo giocato insieme. E ha sicuramente trovato forse il modo di sfruttare o comunque di valorizzare la metodologia del presidente. Certo. Sono anche sicuro che le discussioni ci saranno anche tra di loro, però poi alla fine ogni anno il presidente o comunque il Cosenza raggiunge un obiettivo, che sia merito di un presidente, che sia merito di un direttore, che sia merito di un allenatore, che sia merito dei giocatori. Quando c'è da distribuire elogi, meriti si distribuiscono per tutti, quando ci sono delle colpe si distribuiscono per tutti. Il problema è che quando ci sono delle colpe si individua il capo espiatorio, purtroppo, e l'allenatore. È quello che ho detto prima. Io sottolineerei anche un ringraziamento a Pilloni, nel senso che come professionista è stato esemplare, no, ma anche grazie che alla andato. Fine è andato anche bene così, perché comunque... In questa difficoltà di salute generale. Guarda, in una trasmissione io ho detto a Guarascio, prendo Occhiuzzi, metti Occhiuzzi che solo lui può conosce i giocatori e può tirare fuori qualcosa. Sicuro Roberto li conosceva a menadito, li conosce pure a Mourinho sulla panchina dopo Cosenza, perché non faceva probabilmente probabilmente non raggiungeva lo stesso risultato. Però poi, come si suol dire, i miracoli poi non si è bello ogni anno, poi tu pensi che è un miracolo. Sicuramente poi il calcio è bello perché poi i pronostici vengono tutti smentiti, no? Il mister prima ha detto giustamente una squadra come il Perugia attrezzata sicuramente per un campionato di vertice è andata a retrocedere perché la gestione è stata cattiva, è stata una cattiva gestione. Quindi quando c'è una cattiva gestione i risultati anche con una squadra forte. Ma cattiva forte gestione arriva. In che senso? Societaria oppure societaria? No, nel senso nelle scelte tecniche. Scelte tecniche perché a volte ci sono dei presidenti, come è stato sottolineato prima, che vogliono essere protagonisti e quindi anche superare le idee di un allenatore o imporle, e ci sono dei presidenti come Guarascio che magari fanno fatica a tirar fuori determinate spese, però lasciano comunque campo libero a un direttore e a un allenatore. Questi spendete, cerchiamo di raggiungere l'obiettivo. L'obiettivo certo. Del Cosenza negli ultimi anni è sempre stato la salvezza della Serie C, che comunque è stato anche un anno trascinato secondo me veramente dal pubblico e da un entusiasmo incredibile. La Serie B comunque sono due anni che il Cosenza si salva in una maniera anche miracolosa quest'anno, molto più tranquilla l'anno prima. Adesso vediamo, ci sarà un altro anno da vivere, speriamo non venga interrotto perché no, ci auguriamo tutti anzi che si possa ritornare allo stadio. Certo. Permettimi solo di salutare mio figlio Christian che invece gioca a calcio nella Real Cosenza. Ti salutiamo anche. Quindi anche lui questa passione per questa malattia di famiglia. Ma che gioca? Con Pierpaolo, sì. Terzino, così. No, il mister lo fa ruotare un po' in tutti i ruoli, lui preferisce giocare davanti, però sono contento perché all'età di 10 anni
fare tutti i ruoli può migliorare sotto tutti gli aspetti. La ciao, prossima volta la devi portare. E anche mia figlia Nicole, quindi insomma, un abbraccio a tutti e due. Che bella cosa, entrambi. La televisione è anche questa, i social, ogni giorno queste fotografie. Marasco, i social, ma per piacere questi social, prego. Abbiamo Fabio, nel frattempo c'è qualcuno dietro di noi, guarda cosa stanno Nicolò, portando. Nicolò, che è successo, Nicolò? Un po' di salsiccia calabrese, addirittura c'è la salsiccia. Volevo aggiungere, Nicolo, ma ti ho detto dopo tu non puoi portare queste cose mo che io sì, ma io come adesso ti hai fatto portare, ma tu hai capito che ci si ci siamo magnati tutto, cioè. Questo è l'acquisto giusto, l'acquisto sta arrivando un'altra cosa molto buona, Ma dico ti ho detto dopo, no? Non ce lo dici per una sorpresa? No, questo va messo nello spogliatoio, cioè, fa magnare i calciatori prima della partita. Ma almeno guardate, allora. Volevo dire una cosa, posso? Prego. Cioè, praticamente tutto quello che ha detto lui, perfetto, eccetera, ma va sottolineato in questo periodo del lockdown, il fatto che ci siamo salvati, il merito di tutto lo staff, la squadra, perché vince sempre la squadra, dal presidente a tutto, diciamo, Roberto ha saputo guidare la nave a destinazione, ma diciamo l'equipaggio per eccellenza sono stati i tifosi, che nonostante lo stadio o gli stati vuoti, quelle trasferte che sempre entusiasmavano i calciatori, sono venuti a mancare. Quindi c'è stato, lo ripeto, ma non per annoiarvi o per tediarvi, cioè che Roberto ha fatto un doppio lavoro di motivazione, cioè i tifosi all'esterno che non si sentivano, che facevano sentire il loro calore a distanza, lui lo raccoglieva e lo trasferiva ai giocatori. Cioè queste sono cose che fanno parte anche del calcio, al di là delle gambe, al di là di tutte le altre cose. Mister Napoli, non c'è già il microfono, sei d'accordo su quello che tu hai allenato pure, insomma, hai fatto pure bene a Cosenza, però purtroppo non hai avuto la fortuna che purtroppo c'è chi nasce fortunato e chi no, però ripeto. No, io mi reputo una persona abbastanza fortunata, dicendo, magari nella vita, ho tutto, una bella famiglia. No, per carità, sto dicendo, voglio dire, per cui potevi allenare, diciamo, no? Che magari potevo raggiungere qualche altro obiettivo in più, però non è capitato, non è successo. Che fai tu? Non mollo. Pizza portata. Non è, ma questo mondo fa amore a me. Me ne vado, ciao, arrivederci, ragazzi. Napoli contro. Cioè, dicevo, si magna da lupi, non è possibile, non è possibile. Dicevo, non mollo possibile. Sicuramente, perché mi sento ancora giovane, ho l'età per poter ambire sempre a qualcosa di importante. Però dico, alla fine va bene, ci sta anche. Sì, ho capito, però voglio dire, hai avuto la possibilità, hai fatto bene e non sei stato, capito, apprezzato, questo voglio dire. Vuol dire che doveva andare così. Doveva andare così. Io dico che poi, ritornando, che penso che poi la cosa più importante da far capire alle persone, parlavamo di motivazione. Qui c'è una persona che ho avuto il piacere di allenarlo e penso anche lui di avermi avuto come allenatore, perché c'è stato un passaggio che lui non, giustamente, non lo possiamo anche dire, non è, lui giocava da esterno alto o alcune volte giocava da interno di centrocampo. Non si preoccupi. E quindi, che è successo poi? No, io perché ho cambiato ad alcuni calciatori anche il ruolo, vedi Provenzano che giocava da trequartista, da esterno alto. L'ho fatto giocare con me da play, ha avuto una carriera e sta avendo una carriera importante, perché poteva anche forse smettere di giocare a calcio nel ruolo di mezzala o di play. Nel caso di specifico di Adriano l'ho trasformato, ma ci aveva anche giocato prima, da terzino. Lui non era molto contento di giocare da esterno basso, ha fatto tanti gol, ne aveva fatti prima alcuni, ma ne ha fatte altrettanto, perché partendo da dietro, poi vede anche le partite, dietro, anche i giocatori. Penso di averli sempre motivato e dato serenità, perché sì, tranquillo Emanuele. Vorrei sottolineare, visto che hai raccontato questo aneddoto, mister, che per individuare la capacità dell'allenatore, che l'allenatore, per farmi digerire di fare terzino,
che no, non impazzivo io, non essendo impazzivo, una sì. mezzala di ruolo, insomma. O l'esterno A. Quindi sarei andato a chilometri dalla porta avversaria, diciamo. Però per comunque convincermi di poter fare quel ruolo, mi prese da parte e mi disse: io ho bisogno che da quel punto mi parte il gioco. Quindi, siccome tu hai i piedi da centrocampista, facendo il terzino, che è un po' il caso di Matteini, se ve lo ricordate, il caso anche di Corsi, di Angelo. Io addirittura, Angelo è venuto da Cosenza. Addirittura con un ti parlai di allora calze. Il centrocampista, se è bravo tecnicamente, ha un minimo di intelligenza, può fare ovviamente la corsa, può fare tranquillamente il terzino, perché poi da lì, che soprattutto negli anni passati, parte il gioco. Allora, il suo ruolo vero, diciamo che lo ha sempre fatto da interno di centrocampo. Perché? Una mezzala, se giochi col 4-3-3 o giochi con il 3-5-2, 3-5-1-1, la mezzala è quello che si inserisce a sorpresa da dietro. Ma lui aveva gamba per partire anche da dietro. Siccome noi il gioco lo iniziavamo da dietro, e già allora, gli inserimenti da dietro erano quelli che non venivano mai, diciamo, catalogati dalla squadra avversaria. Non lo fanno, attenzionato, non lo fanno nemmeno a certi livelli, pensa a livello di Serie D. E lui penso si sia divertito, perché costruire da dietro, finalizzare anche negli ultimi 20 metri, penso che sia la soddisfazione per uno che fa 70-80 metri. E lì valorizziamo la tesi di Emanuele, giusto? Quando dice che l'allenatore cosa può tirar fuori da un giocatore. In questo caso valorizziamo quello che avete fatto voi con noi, è quello che sta facendo oggi Roberto con la squadra. Per cui le motivazioni è innanzitutto aver sempre rispetto dei ruoli e far capire che loro sono i protagonisti, noi siamo lì un po' da dietro le quinte a cercare di aiutarli nei momenti di difficoltà, ma sono sempre loro i protagonisti in campo, noi cerchiamo di aiutarli durante la settimana, poi dov'è che devono recitare? Quando salgono sul palco, in quel caso lì all'interno di un terreno di gioco, e devono far vedere che hanno lavorato bene durante la settimana. Ma in questo caso non ci sono state stonature e falle, cioè la squadra è sempre stata corale a muoversi in avanti con queste, diciamo, carte magiche di cui state parlando voi che siete più esperti di me. Forse qualcuno non si ricorda nemmeno che alcune volte giocavamo anche con 5 under. O addirittura ti dico di più, Fabio, mi può dare poi conferma anche Adriano, noi giocavamo anche con quattro attaccanti, perché Manolo Mocero certe volte lo facevo giocare anche da esterno, o alcune volte giocava a Andrea Marano, bravissimo, buon calciatore, poteva fare molto di più, con Acidago a sinistra, Romano trequartista e Longobardi. E non ci dimentichiamo che Provenzano era un altro attaccante che giocava da play e distribuiva gioco e si inseriva senza palla anche da dietro. Allora, un attimo, per cui le motivazioni Tommaso, sono alla base. Scusami, abbiamo parlato della regina, e salutiamo Mimmo Toscano che vuole salutare. Mimmo, ciao, benvenuto dal Lupo al Lupo. Ti salutano Adriano, Tommaso, insomma siamo tutti qua. Sembra Tommaso, Tommaso. Come stai, Mimmo? Abbastanza bene. Senti, abbiamo sentito, insomma, solo elogi per la tua squadra. So che c'è stato il Pescara, ma Stefano è con il Pescara, con Oddo, però insomma è andata male lì. Dal rigore fallito poi hai vinto la partita, ma sicuramente non è quello il rigore, poi molte volte le partite cambiano. Però Mimmo, che campionato sarà? E cosa vuoi dire agli amici di Cosenza? Hai tanti amici che ti vogliono bene, ai tifosi naturalmente della regina, ai tuoi tifosi. Sì, così abbiamo visto una partita per salutarci, ha fatto molto piacere di vederlo. Niente, un campionato come tutti gli anni, un campionato difficile, un campionato che forse è più difficile di altri anni, perché con questa sosta lunga, il campionato iniziato in ritardo, sarà tutto più compresso tra Coppa Italia, turni infrasettimanali, quindi chi avrà una rosa numericamente di livello potrà sopperire a queste difficoltà. Poi ho cambiato livellato verso un altro, perché tra le retrocesse, tra le neopromosse illustri di quest'anno,
deluse dell'anno scorso, secondo me il campionato sarà molto difficile, è ancora presto per dare giudizi, perché ancora il mercato è chiuso oggi e molte squadre sono rinforzate, quindi noi siamo contenti del nostro inizio, però ancora c'è tanto da lavorare. Sì, ma infatti da quello che ha sentito anche Antonio, voi vi siete mossi già prima, insomma la squadra già era quasi bella e pronta, però ripeto, come dici tu, ancora siamo all'inizio, squadre attrezzate, poi qualcuno dice ma quello, poi alla fine qualcuno dice che non è detto che hai calciatori importanti e vinci i campionati, no? No, non è detto, l'importante è che si facciano delle squadre funzionali al progetto tecnico che si vuole andare a fare, la testimonianza è la più lampante è il Cittadella, che cambia ogni anno, prende dei giocatori sconosciuti, ma sempre contestualizzando il progetto tecnico dell'allenatore, fanno sempre dei calciari diversi, anche quest'anno non iniziano benissimo. Bravo, anche perché poi questa Cittadella alla fine arriva, fa bene, poi arriva lì e poi se ne esce. Però, ripeto, hai detto bene, perché oggi il progetto va fatto intorno anche al tecnico, io lo dico sempre che sceglie i giocatori, è vero Adriano, perché molti diciamo il presidente vuole questo e piglia quello, poi è ovvio che sono sempre il direttore sportivo e il tecnico che decidono, no Adriano? Sì, immagino, intanto saluto il mister, complimenti mister. Grazie. Sicuramente ci deve essere sintonia tra il tecnico e il direttore sportivo, chiaramente il tecnico è quello che poi ha l'imprinting maggiore, nel senso che comunque è colui che poi deve allenare determinati giocatori, quindi se vuoi sviluppare un determinato gioco il mister individua alcuni giocatori che siano giovani o meno giovani adatti a quel modulo, il direttore deve essere bravo a comprare quei tipi di giocatori, il presidente deve essere bravo a dare la possibilità al direttore di comprare quei giocatori, quindi deve essere sempre diciamo, un connubio di intenti, cioè bisogna andare dalla stessa direzione, poi è chiaro, magari non tutte le richieste, il mister forse potrà confermarlo, vengono esaudite, però certo. Quando già si ha un 60-70% di conferme o comunque di acquisti mirati, credo che siamo già a buon punto. Certo, Mimmo, prego. No, ma è giusto quello che dice Adriano, è normale che un allenatore tra le proprie conoscenze fare qualche input per qualche nome, poi è normale che le leggi di mercato sono tante, quindi quel calciatore si può arrivare o non si può arrivare, è il direttore che poi attraverso quelle caratteristiche può andare a individuare un calciatore con le stesse caratteristiche, e poi si visiona insieme, e poi si prende la decisione comune di andare alla ricerca di quel calciatore, credo che sia un lavoro di squadra poi alla fine. Certo. Senti, il 20 c'è il derby, 20 di ottobre, quindi c'è Regina Cosenza, che bella cosa, Che bella cosa. Una giornata di sole. No, anche perché vuol dire che il calcio della Brescia sta crescendo, è un peccato non farla. Ma i tifosi, certo. Da solo. L'abbiamo detto prima. Che possa andare con il mister Toscano. Un peccato. Perché da tanto tempo che manca questo derby, è bello anche giocarli dal punto di vista folcloristico, dal punto di vista campanilistico, però purtroppo questo Covid non ci sta lasciando e dobbiamo continuare a lavorare in questa situazione. Pazienza, va bene. Rubio, volevo dire una cosa al mister, che lui diciamo è stato sempre presente nelle tue trasmissioni di Al Lupo al Lupo. Ci porta buono, cioè, no, questo lo inserirà al prossimo. Tu rispondimi sempre che non posso vedere. Familiare, nonostante però noi ti fiamo Cosenza e lui è sempre presente. Sei attento, è uno attento però Emanuele. Io sempre attento. È attento Mimmo, hai visto? Naturalmente lo portiamo bene a Mimmo. Mimmo. Non sfugge niente a nessuno, vabbè, comunque un abbraccio grande Mimmo, un abbraccio, un saluto a tutti da Cosenza, ti saluto anche Tommaso Napoli che è qua, anzi aspetta, lo faccio salutare, prego. Ciao Mimmo, in bocca al lupo per il campionato. Grazie Tommaso. Ciao Mimmo, ciao, un abbraccio. Allora salutiamo Mimmo Toscano, grazie Mimmo. Allora ti sfugge niente a te Rubio, Rubio è attento, Mizzi che lo chiama. Lo so. A un minuto, allora, giusto un minuto per il mio amico
Eugenio Marasco. Allora Eugenio, ricordiamo, il 17 inizia il campionato, Pirossigeno, Città di Cosenza. Sabato chiudiamo la pre-season, la stagione, cioè l'inizio della stagione, quindi la preparazione, andando a fare un'amichevole a Bernalda. Sì. E dal 17 si inizia a fare sul serio. E facciamo un in bocca al lupo. Fammi salutare i presidenti, il signor Piro, il presidente Fuoco. Salutiamo il direttore generale Ettore Davide, il direttore sportivo, un abbraccio anche a Ettore, certo. Rocco Bossi e anche tutti Gaetano, Gaetano che salutiamo anche lui. E a Gaetano. Sì. Allora ragazzi, siamo in chiusura. Io prima di chiudere volevo ricordare e ringraziare che siamo. Allora facciamo salutare anche tu, Tommaso, grazie per essere stato insieme a noi. Grazie a voi. Ti sei divertito almeno? Sì, si è messo poi. Ho mangiato tutto. Ma è una cosa leggera, scusa, è una cosa leggera. No, anche se i fusilli erano pesanti, però è una cosa leggera. Lo dico sempre. Cioè, due di Gela, cioè lui ha giocato a Gela, io sono di Gela, ci hai messi vicino. Vabbè, al lupo fa come caramba, che sorpresa. Avete allora, gelato la grazie, strada. Grazie, dimmi. Diciamo che tutti i migliori discorsi o le migliori vengono sempre fuori a tavolo, sono bravo, cena, sempre bravo, a tavolo. Bravo. Comunque ci siamo divertiti, ti sei divertito, sì. Siamo riusciti anche a far mangiare. Ad Adriano all'inizio era un po' titubante, però davanti a un fusillo. Poi aspetta la moglie e i figli, ma aspetta una casa. Davanti a un fusillo, diciamo che è cascato anche lui. Grazie a tutti voi, grazie Adriano. Grazie a voi, è sempre un piacere. Poi vi disturbo qualche altra volta, se vi fa piacere, ritornate, insomma. Sì. Noi ci divertiamo e questa è la televisione che vogliamo fare, capito? Leggera, simpatica, si mangia pure. Un grazie anche a Fabio, e si vede, che ci tiene allegri sempre. Grazie alla nostra Erika. Io, grazie. Prima di chiudere volevo mandare i saluti a mia zia Antonella che ci sta guardando, al negozio Bichi. Sì, la salutiamo. Un abbraccio, allora, salutiamo la signora, un abbraccio grande, un abbraccio grande. Buonanotte a tutti ragazzi. Siamo in chiusura. Non sono finta, perché questa qui dopo li mangiamo anche. Vabbè, allora dalla locanda qui da Rende, tutto, ricordiamo la locanda è a Cosenza e a Rende, poi ritorneremo di nuovo qui dalla locanda. Un abbraccio a tutti voi, da parte mia la linea alla regia. C'è il TG adesso, arrivederci, alla prossima, ciao ragazzi, la linea prossima Giuseppe. Puntata. Ciao. Buonanotte.